tutti presenti, anche se abbiamo qualche problema, come vedete, di microfonia, faremo il possibile. Vedo che c'è una... noi iniziamo ora questa nostra relazione, questo nostro incontro. Parlo a voce libera, poi dopo riusciamo eventualmente a sentirci. L'incontro di oggi è dedicato agli esiti dello studio che il professor Pirondini, Massimo Pirondini, noto storico dell'arte, così mi autorizzi, ha fatto su due opere pittoriche conservate qui nella chiesa, una che riguarda appunto un'annunciazione che vedete da questa parte sul lato destro della chiesa, l'altra invece questa Madonna sul lato opposto. Ecco, lo studio ha conseguito dei risultati piuttosto interessanti, importanti. Prima di iniziare, i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco. Io non ho una gran voce, portate pazienza, farò del mio meglio. Sì, io ho soltanto il compito di portare i saluti, di dare il benvenuto e il bentornato a chi è già stato a Crovara di Vetto e quindi appunto di accogliervi come amministrazione comunale, quindi vi ringrazio della vostra partecipazione dandovi il benvenuto. Ringrazio chi ha permesso che questa giornata, che io credo sia di grande valore culturale e che ci fa capire che oltre agli aspetti naturalistici, paesaggistici, architettonici e culturali classici, diciamo, delle nostre zone, abbiamo anche un patrimonio storico, culturale, pittorico e forse anche di altre opere che non abbiamo ancora probabilmente studiato fino in fondo, e quindi questo ci fa capire che quanto il nostro territorio sia pieno di emergenze di valore assoluto, direi. Quindi io ringrazio la Valta Soppio, nel presidente Pussolati, ringrazio l'architetto Cervi che è un po' la mente, insomma, di tutte queste iniziative, oltre che il braccio di tutte queste iniziative che facciamo, ringrazio l'architetto dall'asta della diocesi per la sua partecipazione, ringrazio il professor Pirondini per lo studio e per la sua partecipazione a questo importante evento. Ecco, io non mi dilungo più di questo perché, ripeto, il mio compito era appunto di dare il benvenuto a tutti quanti voi e quindi vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione. È bello vedere che anche con iniziative di questo tipo siano così partecipate, così sentite, quindi è una cosa che a noi come amministrazione fa ovviamente molto piacere, quindi vi ringrazio e buona serata a tutti. Grazie. L'architetto Angelo Dall'Asta, direttore dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali della Diocesi di Reggio Emilia, porterà il saluto appunto della... Sì, anch'io cercherò di essere piuttosto veloce perché siamo tutti qua in attesa di sentire l'importante e l'interessantissima relazione del professor Pirondini. Porto però naturalmente, come di rito, i saluti sia dell'arcivescovo che del vicario che della diocesi tutta e soprattutto manifestare il piacere che si possano organizzare queste iniziative e questi eventi che sono l'occasione per riappropriarci di queste nostre chiese che purtroppo più passa il tempo più vengono poco usate. E così ogni volta possiamo riscoprire la bellezza intrinseca in ognuno di questi edifici, perché non esiste chiesa che non abbia da raccontare qualche cosa, non esiste opera d'arte che non racconti una storia fattasi di fede, di persone che hanno vissuto la chiesa, che sono stati i nostri antenati, che l'hanno continuato a frequentare, che qui sono nati, qui sono stati battezzati naturalmente, qui sono morti e hanno raccontato per tanto tempo, per tanti secoli, una storia. E anche le opere d'arte che sono all'interno di una chiesa raccontano una storia non solo perché sono la narrazione di percorsi da studiare sui libri, ma perché per la chiesa rappresentano un segno fondamentale di crescita nella fede. Ogni opera d'arte racconta una grande storia. All'interno di una chiesa
ne racconta una storia ancora più grande. Un secondo particolare, Giuliano che si è attivato su questa attività, assieme al professore, hanno avuto accesso anche ai nostri archivi diocesani. Grazie al cielo ci impegniamo ancora con grande fatica e senza risorse a tenerli aperti, a farli funzionare con tutto quel po' di patrimonio che abbiamo. Negli archivi ad oggi accedono, mi piace dirlo perché ogni tanto qualcuno si lamenta che non sono abbastanza aperti, partecipano più di 1000 persone, vengono a visitarli, a fare studi e a fare ricerche, sia nell'archivio diocesi che nell'archivio che a Guastalla. Ormai in buona parte digitalizzato, quindi facilmente consultabile. Non solo, mi piace dirlo qua e presto lo comunicheremo ufficialmente, quindi do questa pista chicchi in anteprima, sono in corso di digitalizzazione tutte le antichissime pergamene della diocesi conservate presso gli archivi diocesani, che vanno dal IX secolo in poi, quindi parliamo di cose molto antiche, sono in corso di digitalizzazione grazie a un accordo fatto con l'Università di Modena Reggio, con il professor Matteo Arcalà, e su questo stiamo lavorando. Per cui fra poco tempo, fra qualche mese, tutti potrete consultare anche direttamente molti di questo materiale pergamenaceo e così direttamente anche sui siti che vi sapremo comunicare a tempo debito. Io vi ringrazio per la partecipazione e davvero ringrazio Giuliano, che è stato un po' l'anima e il professore di questo percorso, sperando davvero che queste iniziative aumentino sempre di più, perché la conoscenza aiuta anche alla nostra storia di fede. Grazie. Nella pubblicazione, nell'estratto che vi è stato distribuito, vedrete in calce che ci sono tutti i riferimenti dell'archivio della Curia di Reggio Emilia, dove è stato possibile approfondire le tematiche oggi illustrate. C'è un saluto anche della parrocchia, nella persona di Giulia, che porta un saluto ai presenti. Esatto, un saluto velocissimo, vi rubo giusto un minuto. Allora, grazie a tutti di cuore di essere qui, perché è bellissimo vedere questa chiesa piena ed è bellissimo vederla così, così gremita per un evento storico e culturale di questa importanza. Se siamo qui oggi dobbiamo dire alcuni grazie. Il primo grazie va all'amministrazione comunale e a tutte le amministrazioni che si sono precedute, perché hanno sempre dato il loro contributo per il mantenimento e il rifacimento di questa chiesa. Un grandissimo grazie va anche a tutti i parroci, partendo da Don Angelo, lo storico parroco che per 50 anni ha presidiato questa chiesa, seguito poi da Don Angelo, Don Geni, infine Don Bogumil. Va la Curia, che non si è mai fatta trovare impreparata quando abbiamo avuto bisogno di aiuto e ci ha sempre dimostrato di tenere tantissimo anche a delle piccole comunità come la nostra. A tutti i parrocchiani che si sono impegnati, ognuno secondo le sue capacità, chi concretamente mettendo a posto una finestra, chi facendo torte che venivano vendute per mettere a posto le varie cose che serviva. Un grazie va sicuramente all'associazione Valtassolvio, che promuove importanti eventi come questo e tiene viva la nostra zona, la nostra vallata. E infine il grazie più grande va sicuramente a Giuliano Cervi, che da alcuni anni, anzi ormai da tanti anni, ha messo il cuore in questo posto e le ha dato un giusto lustro. Ed è anche autore del libro che trovate fuori proprio sulla Crovare, su questo luogo, che se comprerete aiuterete a contribuire al mantenimento di questa chiesa. Quindi ancora grazie a tutti per essere qui e buona presentazione. Scusate, ma iniziative di questo tipo si realizzano anche perché c'è la convinta adesione e compartecipazione di diverse realtà, anche istituzionali. Quindi adesso c'è il saluto di Mara Gobbi, che rappresenta Ente Parchi Emilia Centrale, che è un ente regionale che ha ruolo nella gestione ambientale di questo territorio. Mara. Grazie a voi tutti, a tutti i presenti. Porto i saluti della nostra presidente Luciana Serri e del direttore Valerio Fioravanti, che non hanno potuto partecipare. Io sono molto onorata di rappresentare la comunità del paesaggio protetto delle colline reggiane
E che dire, ci troviamo in questo contesto che ben credo rappresenti il territorio appunto del paesaggio protetto. Il comune di Letto è uno degli 11 comuni appunto ricompreso in questo territorio e quindi mi sento, come dire, onorata di essere all'interno di questo contesto che secondo dal mio punto di vista contribuisce a dare valorizzazione non solo al tema ambientale ma anche tutto al tema storico-culturale. E come voi sapete qua poco distante c'è un'area SIC, le aree SIC sono aree appunto di importanza ambientale e le aree SIC sono gestite appunto dall'ente Parchi Emilia Centrale. L'ente Parchi Emilia Centrale partecipa a quelle che sono le predisposizioni di progetti di valorizzazione dei territori e non solo partecipa alla predisposizione dei progetti ma anche interviene cofinanziando. E quindi molti sono stati i progetti che si sono avviati proprio sulla Valle del Tassobio, non solo di monitoraggio, di valorizzazione, di tutela della flora e della fauna, ma anche di promozione, di valorizzazione e promozione del territorio. Quindi che dire, io vi ringrazio ancora, ringrazio tutti e direi che possiamo continuare così con queste iniziative che non solo danno valore all'aspetto ambientale, quindi al contesto in cui ci ritroviamo, ma soprattutto aumentano il valore storico-culturale di questi territori. Grazie a tutti e buon lavoro. L'ultimo intervento di queste presentazioni riguarda l'organismo, l'ente ABS, Associazione di Promozione Sociale Val Tassaro, Val Tassobio, scusate, poi un rapporto molto amicale con Tassaro, che porta i saluti dell'organizzazione, che ha subito colto l'interesse e convintamente sostenuto sia le riproduzioni con fotografi indicati dal professore, dalla sovrintendenza, sia tutti i rapporti tenuti con la curia per poter accedere, e qui devo rinnovare anche il ringraziamento ad Angelo Dall'Asta, perché senza diciamo, la sua adesione forse i tempi di ricerca sarebbero stati più lunghi con Don Augusto. Prego. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Io sarò brevissima anche adesso perché sono l'ultimo prima della relazione, per cui diciamo è arrivato il momento più interessante. Allora, come diceva l'architetto Cervi, abbiamo cominciato subito qualche mese fa a organizzare questo evento e quando abbiamo parlato per la prima volta forse non ci credevamo così tanto, forse non ci aspettavamo un successo di questo tipo. L'Associazione Val Tassobio organizza degli eventi, organizziamo attività nel territorio per far conoscere la vallata del Tassobio, per far conoscere i luoghi più importanti dei quali Crovara è sicuramente uno di questi. Ma mai forse ci saremmo aspettati un'affluenza tale di persone come c'è stata oggi, tante persone non sono riuscite a entrare. Considerando che un fine settimana come questo abbiamo in concorrenza la festa della birra, la tortellata, tutte queste cose qua, a noi fa veramente piacere che anche per un'attività di cultura, in cui si parla di cultura sacra del 600, riusciamo veramente a attrarre tanta attenzione. Sicuramente è merito del professore, è merito dell'argomento, è merito della passione che c'è stata messa anche nella promozione da parte di tutti noi, però sicuramente è anche un segno di speranza per il futuro, per riuscire a organizzare sempre più eventi di questo tipo. Per questo io appunto vi ringrazio, non voglio far perdere altro tempo. Se volete sapere qualcosa in più sull'associazione Val Tassobio, abbiamo tanto materiale all'entrata e vi potremo anche spiegare qualcosa che facciamo e per chi vorrà anche iscriversi all'associazione. Per il resto vi lascio i miei saluti e lascio direttamente la parola al professore. Grazie. Allora, siamo tutti ansiosi di sentire quello che ci racconterà il professor Massimo Pirondini, quindi invito il professore a iniziare la sua relazione. A tutti voi è stato distribuito l'estratto della sua relazione, che sarà molto utile mentre parlerà, per riscontrare le immagini che si riferiscono poi a queste due opere
Ecco, io non avrei altro da dire. Il professore Pironnini è noto per le numerose pubblicazioni di carattere artistico, storico-artistico che ha realizzato, ed è una figura di primo piano nel panorama appunto della lettura, comprensione e analisi delle opere pittoriche di un arco temporale che si avvicina, credo, a quello del Guercino, parliamo del XVII secolo. La parola al professor Pironnini, questo è il puntatore laser, se ne avessi bisogno. Grazie. Allora, ascolto, allora. Una domanda, se la voce in fondo non si sente sufficientemente, ditecelo che... Faccio un tentativo. Facciamo un tentativo intanto... Come funziona questo apparecchino qua? Uno, due, tre, come va? Mi sentite? Da problemi? No. Allora, cominciamo. Le opere d'arte di questa chiesa, più importanti, le avete davanti agli occhi, sono due. Questa, datata 1622, e quell'altra, che invece è databile intorno al 1660-70, grosso modo. Una, sicuramente opera di questo Antonino da Nizza, persona misteriosissima, e l'altra opera, mia traduzione, sono io il colpevole, di Cesare Zennari, e poi vi racconterò chi è Cesare Zennari. Oltretutto a quest'opera si avvicina anche il tabernacolo che vedete là, perché se vediamo via quei due coroncini che sono stati messi di grano, voi vedrete nelle parti laterali, come vedete nel brunetto, che ci sono due santi, un San Bartolomeo e un San Carlo Borromeo, San Carlo, che sono esattamente dello stesso autore, perciò il tabernacolo è stato fatto in concomitanza con questo dipinto. Perché le figurette che vedete sono nell'ultima pagina, mi sembra, sono sicuramente opera del nostro Antonino da Nizza. Adesso però mi metto a sedere perché la mia ernia al disco non mi permette di fare altre esibizioni. Bene, mi sentite ancora? Tutto bene? Tutto d'accordo? Benissimo, perfetto. Allora, vediamo un pochino di inquadrarle storicamente. 1622-1660-70. 1622, storicamente, siamo qui a Vetto, 1622, e siamo nel territorio estense del Ducato, però nel Ducato di Modena e Reggio, non è più il Ducato estense di Ferrara. Solo 30 anni prima eravamo nel grande Ducato estense di Ferrara, che comprendeva Ferrara, che era, badate bene, un feudo concesso agli estensi da papato, e poi c'erano Modena e Reggio, che invece erano feudi concessi dall'imperatore, perciò due zone dell'impero. Il papato, per tutto il corso del Cinquecento, aveva cercato disperatamente di riprendersi Ferrara, però, tanto per dire, Papa più interessato a questa cosa era il famoso Giulio II, quello di Michelangelo, il Papa guerriero, e però aveva di contro a Ferrara Alfonso I, il marito di Lucrezia Borgia, che, apro le parentesi, fu una, per noi, una duchessa bravissima, ecco. Purtroppo ci sono delle donne che sono più valutate dalla storia e delle altre che sono valutate meno, no? Lucrezia Borgia è stata rovinata dalla storiografia, dalle commedie, dai drammi ottocenteschi, dalla letteratura ottocentesca, sembra quella che avvelenava i mariti e cose di questo genere. Nulla di tutto questo. Per noi è stata una bravissima duchessa e anzi ha inserito, ha fatto arrivare nel Ducato estense l'arte della seta, che è stata la ricchezza
di Reggio Emilia per tutti i secoli a venire. Bene, andiamo avanti. Però siamo alla fine del Cinquecento. Alla fine del Cinquecento sale al Ducato il Duca Cesare, che apparteneva a un ramo cadetto degli Estensi. Ecco, il papato ha subito l'estro di dire niente, basta, chiudiamo, mi riprendo, perché in effetti il feudo era dato come per le linee dirette, non per i cadetti, e invia attraverso le Marche un esercito con alla guida di Pietro Aldobrandini, che era il cardinale nipote del Papa. Il Papa era il cardinale Clemente VIII Aldobrandini. Questo Duca Cesare, che era stato insediato del dramma cadetto, aveva delle armi a disposizione, detto fra noi. Pensate che gli Estensi avevano il più bel parco di artiglierie di tutta Italia, grazie a quel Alfonso I, marito di Lucrezia Borgia, che aveva il pallino proprio del fondere le artiglierie e così via. Aveva costruito anche un cannone di grandissima portata, che era ancora di proprietà degli Estensi, che veniva chiamato la Giulia, ma era l'arma decisiva per allora, no? E sapete perché la chiamava la Giulia? Perché era stato fatto con il bronzo di un monumento che Michelangelo aveva fatto per il Papa, da mettere davanti a San Petronio a Bologna, e che poi i bolognesi avevano cacciato i papalini in un certo momento, avevano distrutto la statua e avevano regalato al Duca Alfonso il bronzo, e lui aveva realizzato questo cannone, perché era fatto col monumento di Giulio II, e ci ha chiamato la Giulia, mi sembra normale, no? Bene, lui aveva a disposizione questa splendida artiglieria, e naturalmente si è ben guardato di usarla, perché e ha preso la carrozza, se n'è andato ed è scappato a Modena, lasciando il Ducato Estense di Ferrara tagliato a metà, praticamente ha ceduto, ha regalato Ferrara al Papa, cioè l'ha ridato, diciamo. Così il Papa riusciva ad avere uno stato potentissimo, perché andava da Roma, poi passava attraverso Bologna, la seconda città dello Stato Pontificio, e poi Ferrara, e addirittura con la sua fuga regalò anche al Papa i territori di Comacchio, dello Sbocca al Mare, Compagnia Bella, che erano delle acquisti fatti da lui, fatti dai suoi antenati, insomma, non c'entravano niente col feudo del Papa. Benissimo. Il Papato comunque in questo momento è molto forte territorialmente, e diciamo anche dal punto di vista della gestione spirituale. Perché nel frattempo, nella metà del Cinquecento, precisamente dal 1545 al 1563, era stato istituito a Trento il famoso Concilio di Trento, da cui uscirono tutte le ordinazioni della Controriforma, insomma, no? La Controriforma parte dal Concilio di Trento. E noi, qui a Reggio, avevamo un cardinale molto bravo, un vescovo, in quegli anni che ha partecipato anche al Concilio di Trento, il cardinale Marcello Cervini, che poi oltretutto diventerà papa col nome di Marcello II, e fu il papa che durò meno di tutti i papi, durò 20 giorni, poveretto, no? E comunque abbiamo, per esempio, per darvi un'idea di quella che era invece prima del Concilio di Trento, prima della Controriforma, di qual era la situazione di molte parrocchie, di certi preti che venivano interrogati dal visitatore, perché Cervini fu, direi, il primo che fece una seria indagine su tutte le parrocchie, che si chiamavano visite pastorali. Prima c'erano, però erano in teoria le visite pastorali. Cervini, negli primi anni 40,
ordina questa visita pastorale e saltano fuori delle cose, direi, insomma, impressionanti, per darci l'idea di qual era la situazione di molte chiese del nostro Appennino in quel momento. Mi permetto di leggervi un passo che ho preso da Monsignor Milani, che ha fatto la traduzione di una di queste visite pastorali. Allora, siamo nell'oratorio di San Michele, nel territorio di Querciola. Nel rettore Don Giulio Pazzi fu trovato l'oratorio ridotto ad uso profano, in piena rovina, scoperto per metà e rotto. Fu visitata la chiesa di San Siro, retta dallo stesso, e fu trovata mancante di tutto, contaminata e calpestata. Ridusse il tuo santo tempio, Signore, a un ripostiglio di mele da conservare. L'altare profanato, il vaso ridotto ad uso profano, essendovi detto messa solo una volta all'anno. E l'altare tutto cosparso di sterco di colombo, nella navata fu trovata una gallina covante delle uova in un angolo, e poi c'era un altro nido nel locale di sacrestia ed una pelle d'agnello a seccare. Il pavimento era cosparso di covoni. Una sepoltura scoperchiata mostrava l'ossame di cui era quasi piena. Questo, tanto per idea, è una delle, ma non è una cosa strana, una cosa particolare. E nonostante le prescrizioni del nostro cardinale Cervini, addirittura ancora alla fine dell'Ottocento abbiamo una situazione di questo genere. Dicono che il rettore, sempre di quella zona lì, abbia portato via la porta perché ne aveva bisogno, della chiesa, perché ne aveva bisogno per far mettere in canonico, perché non c'era la porta, e abbia lasciato l'oratorio aperto alle bestie e a persone profane, rifugiandosi anche profughi da Negroponte, cioè praticamente degli extracomunitari di allora che venivano dall'isola di Eubea in Grecia, che era stata invasa poco prima dai musulmani. Ecco, per darvi l'idea, e siamo ancora alla fine del Cinquecento. Ecco, perciò questa è la situazione. Poi, pian piano, in città naturalmente le cose cambiano abbastanza radicalmente. Addirittura verso la seconda metà del Cinquecento abbiamo il primo seminario vero e proprio, che si trovava sopra il voltone, guardava la piazza, sopra il voltone di fianco al Duomo, sopra il voltone del Proletto praticamente. Lì c'era istituito nel 1564 il primo seminario, grazie a tutte queste iniziative e queste prescrizioni del Concilio di Trento, della Controriforma. Ecco, e questo per quanto riguarda. Poi all'inizio del 600 le cose cominciano a cambiare. In città vanno di trotto, diciamo, no? Voi pensate che già nel 600 la città di Reggio, cioè quello che erano all'interno delle mura cittadine, cioè dei viali di circonvallazione, poteva annoverare ben oltre 70 fra chiese e oratori, oltre 70, dico bene. E perciò tutte queste chiese e oratori avevano bisogno di dipinti, sculture, cose di questo genere. Perciò veramente. Poi, 1622, c'era la Chiara, già si cominciava a lavorare attivamente alla Chiara, era già stata costruita, ci aveva lavorato Spada, ci aveva lavorato Chiarini, ci stava proprio in quell'anno lì lavorando anche Carlo Bonone, un altro pittore piuttosto importante. Di lì a 2 o 3 anni arriverà la famosa crocifissione di Guercino. Ecco, questo per quello che riguarda l'inquadramento, diciamo, storico, sommario che vi posso fare di questi nostro dipinto. Veniamo al un inquadramento dal punto di vista artistico. Ecco, dal punto di vista artistico bisogna calcolare che nel corso del Cinquecento, una le più importanti corrente artistica fu quella cosiddetta del manierismo. In poche parole, i pittori, specialmente a Roma e dintorni,
di fronte alle cose di Raffaello e Michelangelo dicevano questo era il top, oltre non ci possiamo andare, possiamo soltanto adeguarci alla maniera di questi, alla maniera da cui deriva il termine di manierismo, cioè di quei pittori che si adeguano al fatto che Raffaello e Michelangelo fossero il top e non si potesse andare oltre. Però questi pittori comunque, pur omaggiando i grandi, tendevano a una loro espressione personale, cercavano una nuova espressività, un linguaggio complesso e sofisticato, muscolature molto rilevate, pose strane, colori glittici e freddi e cose di questo genere. Cioè praticamente avevano però facendo questo si erano notevolmente allontanati dalla realtà, dal vero, creando delle cose di fantasia, che erano sempre più di fantasia. Ecco, abbiamo allora verso la fine del Cinquecento una reazione al manierismo. Una reazione duplice. Però queste due reazioni sono tutte di origine lombarda. Per lombardo voglio dire di Italia settentrionale, voi sapete che anche Reggio era chiamata Reggio di Lombardia, Modena di Lombardia, si arrivava fino a Bologna, dopodiché c'era la Romania. Bene, queste due correnti sono quella rivoluzionaria di Caravaggio e quella riformista dei Carracci. Caravaggio propone una presa diretta della realtà, ignorando quella che era la tradizione, o almeno fingendo di ignorare, perché il discorso sarebbe lungo. I Carracci invece propongono di tenere cara comunque quella che è la tradizione, però di metterla a punto sul vero. L'uno è un rivoluzionario, gli altri sono dei riformisti, e sono tre i Carracci. Sono Agostino, che è il teorico del gruppo, lui si divide fra il Veneto, è un grande incisore anche, l'Emilia, e poi finisce a Parma, dove muore. Poi il fratello di lui, Annibale, il quale si trasferisce nel 1595 però a Roma, e qui dipinge quel capolavoro assoluto della pittura mondiale che è la Galleria Farnese, che sarà molto importante per tutti gli sviluppi futuri dell'arte italiana, e rimane a Bologna a continuare la loro accademia, che da giovani l'avevano fondata loro, chiamandola l'Accademia degli Incamminati. Ecco, meno male che questo fascicolo vi serve a qualcosa per far vento. E l'Accademia degli Incamminati rimane Ludovico Carracci, il terzo. I primi due sono fratelli, il terzo è il cugino. E Ludovico Carracci è importante perché da lui parte tutta la pittura emiliana, che sarà importantissima. E quando parliamo di pittura emiliana parliamo anche di Reni e di Guaccino, ovviamente. Reni direttamente è stato allievo di questa accademia, Guercino invece idealmente, lui era cento, però per lui è stata molto importante una opera di Carracci che era appunto a cento e che lui chiamava la Carracina familiarmente. Bene. Allora, vi dicevo, il nostro Ludovico Carracci anche lui si attiene alla realtà e tende ad una comunicabilità diretta e popolare. Le sue Madonne non sono le Madonne dal collo lungo dei manieristi. Ricordate Parmigianino e gli Uffizi, no? Che non esiste in natura una donna con qua. Sono donne del popolo, i bambini sono
Mi senti? Sentite? I bambini sono bambini del popolo, cioè è una, tende a una comunicabilità diretta, suasiva, popolare. E in questo va molto d'accordo con il vescovo di Bologna di quel tempo, che è il cardinale Paleotti, il quale è anche lui un reduce dal Concilio di Trento. E il cardinale Paleotti dice che il pittore deve essere come l'oratore e deve convincere, attirare la gente a comprendere bene le cose della religione. La religione, le pitture non devono essere delle cose così campate in aria che hanno bisogno di un intelletto particolare per essere comprese, devono essere comprese direttamente. Questo dice il cardinale Paleotti. E oltretutto era uno che aveva capito bene cosa voleva dire la memoria visiva, che cioè un'immagine rimane impressa nella testa nostra molto di più che non le parole. Ecco l'importanza. E lui scrive proprio nel 1582, quando si fonda l'Accademia del Carracci, lui scrive e inizia a scrivere i suoi volumi sulle immagini sacre profane, proprio, che pubblica nello stesso 1582, l'anno di creazione dell'Accademia dei Carracci. Bene, questo scusate, io mi prendo un goccio d'acqua. Bene, allora veniamo ai nostri dipinti. Allora, 1622, questo qua. Tra l'altro è interessantissimo perché adesso voi non riuscite a leggere in basso, della nostra Madonna del Rosario, in basso, c'è una scritta, la vedete lì in basso? Dov'è? Mi hanno ripreso il puntatore. Vabbè. Allora, c'è scritto Hoc Rosarium FF, perciò feci facere, l'illustrissimo conte, traduco facciamo prima, conte Mario Cesare de Paludis. Perciò questo quadro fu fatto dal conte Mario Cesare della Palude e Giovan Battista Iaticus, che è il parroco, rectus, cioè il rettore, popolusque e anche il popolo di Crovara. Perciò un quadro fatto a spese della Palude e l'invaso. Ecco, quelli la scritta. Questa è la scritta, eh? E il popolo di Crovara, di San Giorgio di Crovara, anno domini 1522. Non solo, 1622, non solo, ma poi continua. Mens settembre 4, cioè addirittura si mette anche, le trovassimo tutti così, noi poveri storici dell'arte, i dipinti che si dicono tutto, no? E anche il mese di settembre, che è stato il 4 settembre, e questo ci convince ancora di più di una cosa. In alto, poi, dunque, dov'è qua? Ho perso? C'è? No, non lo vedo. Ah sì, c'è. In alto, vicino al... Ma lo vedete meglio sul libro? Lo vedete meglio sul libro? Vicino al San Rocco, c'è una testa dietro e sopra la testa c'è una scritta F. Antonino da Nizza e poi c'è il facciottino suo, perciò d'accordo la firma, però qui c'è anche l'autoritratto,
sua stessa, no? È un caso, direi, unico della firma che un altro l'ha lasciato, però autoritratto proprio, questo è proprio assolutamente unico. È praticamente qui, questo qui è il San Rocco, è qua. Lo vedete? Dietro la testa di San Rocco. E questo è probabilmente uno dei nostri pittori itineranti. Il nostro Appennino, a differenza della città, c'erano le grandi scuole, le grandi botteghe. Nell'Appennino invece c'erano i campanari che andavano presso una parrocchia, presso l'altra, a fondere la campana, e poi c'erano anche i muratori, gli scalpellini, i fabbri e così via, che si spostavano e andavano a sopperire alle necessità delle varie chiese. E c'erano anche pittori che probabilmente lo facevano così, proprio seguendo la transumanza, come, no? Dei greggi e così via. E il fatto che questo qui sia firmato addirittura e datato mese 4 di settembre, il nostro Antonino da Nizza, di cui non sappiamo nient'altro, probabilmente si era passato l'estate a Crovara dipingendo questo quadro, no? E poi il 4 settembre si è andato da qualche altra parte, seguendo in questo una tradizione, perché abbiamo anche altri esempi nel 400. Pensate, per esempio, abbiamo addirittura all'inizio del 400 un certo Marcus che negli affreschi della chiesa di Bismantova si firma Marcus Aius Socius, Marco che si va con socio lui, no? Oppure per pensate al nostro Pietro da Talada, e qui un lavoro che abbiamo fatto insieme con la nostra amica qui presente, la Clementina Santi. Pietro da Talada, lui era nato a Talada, lì vicino a Castelnuovo Monti. Poi a un certo punto si prende su e comincia a vagare, no? E se ne va in Garfagnana. In Garfagnana lascia delle opere straordinarie, una per tutte quella di Borsigliana. È un politico, il trittico di Borsigliana. È una, tra l'altro vi consiglio di andare a Borsigliana, perché è un paese che ci trasporta indietro nel tempo. Sembra di vedere ancora la Garfagnana selvaggia del tempo di Ludovico Ariosto, insomma, no? Meglio? Meglio così, bene, grazie. Ecco, la Garfagnana selvaggia. Ecco, e lui poi lavorò anche in Lucchesia, eccetera. È un pittore straordinario. Però anche lui girava così, e anche questo probabilmente faceva questo, girava e dipingeva qua e là. Fra l'altro, dello stesso autore, io ho trovato perlomeno un'altra decina di dipinti, non tutti firmati, però che dai caratteri dello stile capiamo subito che si tratta del nostro Antonino da Nizza, non meglio noto. Perciò sappiamo che c'erano dei pittori di cui non sappiamo niente, di cui abbiamo idea di come dipingevano, abbiamo diverse opere che sono loro, magari simili, e però non sappiamo nient'altro. E questo è il nostro cruccio, spesso. Allora, perciò è interessantissimo questo. Come cultura, che cultura è? È una cultura di gusto tardo-cinquecentesco ancora, un po' ritardata, però è riformata, è già riformata, perché qual era l'idea della Controriforma? La Controriforma diceva che un quadro doveva insegnare e commuovere, doveva funzione didattica e sentimentale. E questo, la funzione didattica, l'assolve in pieno, perché sembra quasi un retablo di quei cantastorie, con le immagini. Se un parroco si metteva davanti a questo dipinto,
insegnava tutto quello che c'era da insegnare ai suoi parrocchiani. Allora la Madonna del Rosario che consegna il rosario a San Domenico, che era stato quello che aveva avuto la visione nel 1212 della Madonna del Rosario, chiesta alla Madonna come poteva fare senza spargimento di sangue a convincere gli albicesi a ritornare sulla retta via, e gli era comparsa la Madonna e gli aveva consegnato il rosario. Vicino a lui un'altra domenicana, che è Santa Caterina da Siena, poi sopra Santa Caterina da Siena l'altra Santa Caterina, la protettrice dei mugnai, Santa Caterina d'Alessandria, con la sua ruota dentata, strumento del suo martirio, e dall'altra parte un altro personaggio molto in voga dalle nostre parti, che è San Rocco. Ricordatevi che San Rocco, ancora in tempi di Covid, pare che fosse il santo più gettonato in Europa, no? E anche come ha il record come santini, numero di santini dedicati a San Rocco. San Rocco, questo personaggio nativo di Montpellier, che girò poi tutta Italia sanando i lebbrosi, soprattutto erano tempi in cui, siamo nel 300, in tempi in cui la peste colpiva abbondantemente. Lui fece il suo pellegrinaggio a Roma, poi ritornando da Roma passò addirittura anche per la Romagna e così via, eccetera, eccetera, e si fermava in ogni luogo a sanare, aiutare e a guarire. E perciò è considerato protettore contro la peste, e in quei tempi la peste era di casa, ma soprattutto anche per gli animali e per tutto quanto. È un santo tuttofare, grandissimo. Bene, allora perciò porta la parte didattica, diciamo, benissimo a soli. Veniamo all'altro, e poi siamo verso la fine, che è l'Annunciazione. Noi non abbiamo traccia di questa Annunciazione nella nostra chiesa di Crovara. Compare improvvisamente nel 1850. Prima non è citata nelle visite pastorali. È sicuramente opera guercinesca, di un seguace di Guercino, però piuttosto importante, che è Cesare Gennari. Ecco, qui noi abbiamo parlato nel nostro Appennino, per le ragioni che voi sapete, la statale 63, c'è soltanto dalla fine del 700, inizio 800, allora c'erano praticamente solo delle gran carraie che giravano di qua e di là, cioè eravamo un po' isolati. L'Appennino ragiona e si muove per conto suo, casomai si muove in senso orizzontale. L'Appennino reggiano trova corrispondenza nell'Appennino modenese o bolognese e così via. Però dal punto di vista artistico c'è, cioè, come fosse un muro nella pedemontana, no? Qui abbiamo dei pittori, degli artisti che lavorano in un certo modo, seguendo la loro tradizione, le loro maniere e così via, e poi in basso, nella pianura, abbiamo le grandi città con le botteghe, le grandi botteghe. Ecco, una di queste botteghe era quella del Guercino, un'altra era stata quella di Guido Reni. Entrambe sono una grande città. La bottega di Guido Reni è a Bologna e siamo... ed è una bottega strutturata. Guido Reni è un industriale, lui ha una bottega, ha la sua scuola, ha i suoi allievi, e i suoi allievi imparano, ma devono anche collaborare e devono dipingere come il maestro. Grazie. Grazie. Le opere che escono dalla bottega di Guido Reni devono avere il marchio, l'imprimatur Guido Reni. Gli allievi che si ribellano a questo, che vogliono fare un po' gli indipendenti,
vengono tranquillamente cacciati, come il caso di Cantarini, che deve andarsene per fatti suoi. E addirittura proprio anche il sistema di lavorare della bottega. Siamo ben diversi dal nostro girovago che arrivava qua e passava l'estate a dipingere. No, lì tutto quanto. Allora, il maestro aveva le opere importanti che gli erano state affidate, per esempio, non so, il Granduca di Toscana. Ecco, quell'opera lì il maestro la faceva tutta da solo, no? Anzi, si ritirava in una stanza privata della sua bottega e lì, chiusa chiave, dipingeva. Perché dicevo chiusa chiave? Perché si era verificato il caso di una volta che lui stava dipingendo un quadro per un personaggio importante, penso proprio il Granduca di Toscana, e dei miei allievi erano penetrati nella stanza e avevano copiato all'acquaforte il dipinto che il maestro stava ancora facendo, poi avevano fatto le stampe, avevano sempre bisogno di soldi gli allievi di Guido Reni, avevano fatto delle stampe e le avevano vendute le stampe, in modo che il Granduca di Toscana si trovò per le mani la stampa di un dipinto che era il suo, che non aveva ancora ricevuto. Ecco, tanto per darvi l'idea, ecco. Allora il maestro si chiudeva a chiave. E l'altra produzione normale era affidata a questo lavoro a catena. Il maestro dava così un'impronta, poi mandava agli allievi, consegnava agli allievi, continuate così, fate così, e c'era quello più bravo a fare i panneggi, gli dava lo schema dei panneggi, doveva continuare a fare, perciò poi riprendeva in mano lui e dava degli altri tratti e correggeva. Cioè, praticamente noi abbiamo dei dipinti che sono Reni al 100%, abbiamo dei dipinti che sono Reni all'80%, altri 30 e altri 20. Però era una bottega che fruttava molto, anche perché il nostro Reni aveva l'abitudine di giocare molto forte alla sera e perdeva delle cifre considerevoli, e perciò aveva sempre bisogno di incrementare il proprio portafoglio. Guercino è diverso. Guercino viene poco dopo, lui lavora a 100 e anche qui lui ha la sua bottega. Che era una bottega invece più familiare, nel senso che lui fin dall'inizio ha i suoi collaboratori, uno di questi era Lorenzo Gennari, che aveva dei fratelli, uno di questi fratelli, Ercole Gennari, sposa Lucia, una delle sorelle di Guercino, e perciò tutto un misto parenti, collaboratori e così via, no? E dalla Lucia e da questo Ercole nascono due figli, che sono uno Bartolomeo e l'altro Cesare Gennari. Bartolomeo e Cesare Gennari sono quelli che alla morte del Guercino, 1666, ereditano la sua bottega. Poi Guercino nel 42-44 si trasferisce a Bologna, perché nel frattempo a Bologna era morto Guido Reni, e allora pensò bene di approfittare della faccenda e di accaparrarsi buona parte di questi danarosi clienti di Guido Reni. E addirittura, tanto per darvi l'idea di come fossero strutturate, proprio erano botteghe strutturate, pensate che lui e i suoi familiari, sorelle, parenti, Gennari, qui e là, addirittura vivevano tutti in una casa, direi un isolato, che Guercino aveva acquistato a Bologna in via Sant'Alò, e tutto quanto si svolgeva lì c'era la bottega e c'era l'abitazione delle varie famiglie tutti insieme, che facevano parte del suo entourage e così via. Guercino, vi dicevo, muore nel 66 e ereditano la bottega questi due bravissimi suoi allievi, ed erano anche nipoti, che sono Benedetto Gennari, che va a lavorare in Francia, in Inghilterra, eccellente ritrattista. Fra l'altro anche Cesare Gennari è un bravo ritrattista, fece dei ritratti eccellenti per i Conti Gonzaga di Novellara, di cui era molto amico, Cesare Gennari. Lascia, all'inizio, la bottega i due, Cesare Gennari e Benedetto Gennari. Benedetto, perché se ne va nel nord Europa, in Francia e in Inghilterra. Cesare rimane a condurre la sua bottega. E per
la vicinanza in modo di Guercino, per la prossimità con le cose guercinesche, io direi che proprio questo è da collocarsi nell'arco temporale fra il 1660 e 70, in quel decennio lì, il decennio della morte di Guercino. O è stato fatto un anno prima, un anno dopo, questo non ve lo so dire, però questa è proprio l'impronta tipica dei Guercino. Poi, se voi mi chiedete, allora, qual è il quadro più valido, più stilisticamente e anche qualitativamente più alto, mi dico, e vi dico, è questo. Se voi mi dite qual è quello che è a casa sua, questo. Grazie. Siamo qua, non ce l'abbiamo. Io ringrazierei molto appunto il professore per queste informazioni su queste due opere pittoriche. E avrei una domanda da fare al professor Pirondini. Abbiamo visto questa composizione, questo autore ancora al territorio, esatto, che ci occhieggia ancora nell'angolo, una delle raffigurazioni interessantissime, vedere questo volto che passa quasi i secoli, la storia, il tempo, guardandoci, si è nascosto quasi nelle pieghe, nei panneggi, parlandoci appunto di questo. E lo vedete, abbiamo fatto un ingrandimento nella pubblicazione che è stata consegnata. Però la mia domanda è questa, e mi riferisco all'opera guercinesca. Due domande. La prima, c'è un'ipotesi che possa in modo attendibile dirci che questa opera è venuta qui a trovare perché c'è stata una serie di circostanze, di situazioni che ne hanno favorito il posizionamento qua? Come mai questa opera guercinesca si è venuta a trovare qui, in un contesto molto lontano dalla reale, delle grandi botteghe che diceva il professore, che sono tipiche, no, del territorio di Pianura? E l'altra domanda, se un'opera di un allievo del, uso delle parole da ignorante, chiedo scusa al professore e anche a voi, ma se questa annunciazione è un'opera appunto della bottega, del Guercino, magari realizzata qualche anno prima della morte del Guercino, non è che per caso una qualche pennellata anche del Guercino possa essere scappata da qualche parte? Lascio la parola al professore. Allora, questo quadro, noi grazie anche alle ricerche che ha fatto l'amico Mirio, no? Questo quadro non è presente nella chiesa di Crovara fino al 1850. Perché abbiamo visto, abbiamo guardato, 1850. Perché abbiamo fatto, abbiamo guardato tutte le chiese che sono molto utili. Dopo quella famosa di Marcello Giardini, il Papa di 20 giorni. Perché la vita pastorale ti dice tutto quello che c'è nella Chiesa, no? Ti dà la descrizione della Chiesa e poi eventualmente il visitatore, così vuole il parroco di fare le cose, di parlare. E questo quadro della processione non figura in nessuna delle visite pastorali del 600, del 700 e
La prima visita pastorale è quella del 1950 in questa figura, cioè praticamente questo quadro qua è arrivato qui nella chiesa poco prima del, della metà dell'Ottocento, insomma, no? Allora mi dico, da dove viene? Ma un'ipotesi si può fare. All'inizio del Settecento i Della Palude, che sono i famosi proprietari di luogo, quelli che collaborano anche al preordino con questo quadro al nostro Antonino da Lizza, i Della Palude praticamente fanno un lascito alla chiesa di Crovara per far dire una messa all'anno, il giorno dell'Annunciazione. Questo mi fa supporre che già allora avessero un culto per l'Annunciazione, ecco. E questo mi può far supporre anche che questo quadro potessero averlo ordinato loro, che avevano dei rapporti con la città stretti e così via, e l'avevano ordinato loro e quindi se fossero tenuti in casa, nel loro palazzo qua, per tutto questo tempo. E poi alla metà dell'Ottocento, quando ormai, perché loro come segretari del luogo decadono nel 1799 grazie ai soldati di Napoleone, insomma, no? E poi nell'Ottocento magari vengono fatte anche l'esertura, ma cioè, questo era il rapporto che loro. E poi fra l'altro bisogna dire che questi Della Palude avevano degli alti, hanno avuto nella loro vita familiare degli alti e bassi notevoli, partendo dal 1188, di quando il nostro Alberto della Palude, Alberto Carlo della Palude, ci lascia le penne nella crociata insieme con Barbarossa, insomma, no? Però dopo un po' sono signori del luogo, un po' sono dei mezzi briganti che assalgono i viandanti, un po' come all'aria qua dalle nostre parti, insomma, no? C'erano certi momenti che il brigantaggio era, ricordatevi, il nostro Amorotto, siamo nel 500, però ancora negli alti e bassi, così può darsi che benissimo che a un certo punto, alla fine della loro, diciamo, carriera, abbiano donato questo quadro dal loro palazzo qui al Trovato, appunto per il fatto che all'inizio del Settecento loro istituiscono una messa all'anno dedicata alla Chiesa. Questa è una, e poi la due, quindi mi pensi, ma come fai a dire che questo non può essere il vicino? No, perché? Perché questo combacia con quello che dipinse Cesare Gennari nel 1660, 62, 63. Dice, non potrebbe essere così. No, perché qua ci dipinse in un altro modo. Cioè, qui c'è ancora, questo qui è il teatro, questa è la Controriforma, diceva che funzione del lettore doveva essere didattica, insegnare, pensanti, così via, e sentimentale. Questo qui è proprio il teatro barocco, cioè già il teatro barocco, quindi l'Annunciazione, la Madonna che arriva, che si usa il santo, l'angelo che arriva, la Madonna che si volta, è già il teatro barocco. Però, dopo gli anni 60, prima di quello che ricordo, si scrisse in un altro modo, tutto a colori chiari, tutto a colori, perché dovendo ereditare anche la bottega del re, vi dicevo che mi trasferisce negli anni 40 a Bologna ed eredita anche la bottega del re, cioè che la bottega i clienti del re, che prima ordinavano sui loro quadri, con prendi fuori fino lì, dovevo un po' adeguarsi anche a qual era il fare al gente, il fare i colori chiari di Guido Repi. E perciò comincia un po', diciamo, a imbastardirsi, ma sì, in un certo senso sì, imbastardirsi, a cambiare semplicemente, a cambiare e a virare verso i colori chiari, verso una classicità che in questo momento invece Guido Repi. Cioè, questo dipinge una parola che non hanno fatto. Perciò poi io non posso essere sicuro, io non c'ero a vedere, però stilisticamente confrontato con altre opere di Cesare Gennari in questo momento,
perché noi purtroppo, dato che non siamo sempre fortunati ad avere un Antonino da Nizza che si firma, che si dà, che si mette anche sul sotto, addirittura 15 mesi, il giorno e tutto quanto, noi dobbiamo andare con i confronti stilistici, guardare altre opere di quel periodo, fare il rapporto e vedere come vedere due calligrafie si combaciano, no? E vedere se combaciano. Volta per volta, una volta, questo è un po' quello che ci sono.
Allora direi che possiamo chiudere questo nostro incontro. Chi ha domande, chi ha quesiti, chi ha desideri di approfondire, si ha lasciato proprio il indirizzo mail, il proprio numero all'ingresso o a discrezione di partecipazione, può fare le domande, cercheremo di rispondere. Vi do come informazione, per chi fosse sempre interessato, il 28 settembre, giornata europea del paesaggio, la sovrintendenza ha chiesto di celebrare questa iniziativa proprio a Crovara. Quindi ci sarà un evento, credo, abbastanza interessante che riguarderà in questo caso il paesaggio di questo territorio legato alle sue memorie storiche, archeologiche, ma anche poi ambientali. Arriverà poi la comunicazione. Bravo Massimo. Bravo.